Giulia, sei pronta per l'interrogazione d'inglese? Sì, cominciamo subito. Bene, devi tradurre: mia mamma ha comprato 2 mele e 3 arance. My mom bought 2 apples and 3 oranges. Benissimo. Ora traduci questo termine dall'inglese all'italiano. I don't know. Non lo so. Ma allora Giulia, tu non sai mai niente. A volte penso che sei peggio di Luca. Ma si può sapere cosa ho fatto io adesso? Stai zitto Luca, stavo solo facendo un esempio, non ti ho interpellato. Ma prof, I don't know significa, non lo so. Ah, va bene, non lo sapevo. Dammi il libretto che ti metto il voto.